Ciao! Ciao, ciao, ciao. Buona live a tutti noi. Allora, condividemos la live, amigos. Come state? Come state? Avete mangiato la pappa? Oh, ciao, benvenuti amici e amiche grandissimi, come state? Come state? Come state? Dopo una bella magnata, ci famo una bella giocata, una bella dormita. Meglio di così si muore. Ciao StreamElement! Ok, condivisione fatta in Facebook. Eccolo qua, l'audio c'è. Perfetto ragazzi, perfetto. Allora, io volevo vedere un attimo che cosa ho comprato oggi. Io volevo vedere un attimo con annuncio Toyota Gazoo Racing Cup 2022. Ok, io volevo vedere un attimo la macchina che ho comprato. Possibile che faccia così schifo? Ciao ragazzi, grandissimi ragazzi, ragazzi, amici miei. Oggi ho comprato 1.000.000 questa TS ibrida. Ciao Frac, buonasera, buonasera amico mio. Oggi abbiamo comprato questa macchina, ti ricordi? E mi sembra davvero incredibile che faccia schifo. Forse era la pista che non conoscevo, perché mi sembra davvero una cosa strana, capito amico? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, stasera mega seratozza. Allora, questa macchina è impossibile da dentro perché ragazzi non si vede nulla, però possiamo anche provare. Magari è proprio la macchina che non si vede nulla, che è quella che è più figa, ma non credo. Allora, la proviamo perché oggi ho speso 1.000.000 per questa qui e non credo che questa macchina ibrida faccia schifo, eh? Non si vede niente. Infatti gli errori li faccio per quello, perché non riesco a vedere il bordo della pista, capito, Frac? Ciao amici e amiche di Twitch. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi e ragazze, eh? Arriviamo a 530 stasera, dai, se riusciamo.
mi sembra strano che non frena, capisci, Fra? Cioè, nel senso, è una macchina da corsa. Perché non ha freni da corsa? Non stiamo andando a velocità assurde, eh? Che uno dice, vabbè, stai andando a una velocità incredibile, è ovvio, devi frenare un tocco prima, no? Vediamo, magari è da capire, eh? Magari è solo da capire, eh? Poi diventerà la macchina più figa del pianeta. Adesso vediamo un attimo. E comunque, ragazzi, in questo gioco le macchine cambiano davvero da una all'altra, eh? Quindi uno pensa, vabbè, prendi questa, prendi la GR3, è uguale. No, assolutamente no, cambia il comportamento, cambia quando bisogna frenare, cambia la tenuta, cambia come devi comportarti a fare le curve. Poi chiaramente, ragazzi, se si corre sempre con un'auto si va sempre un po' più veloce, perché si trova il punto limite dell'auto. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti alla live di Marco Drums Game. Siamo domenica sera, una bella livettina con il freddicolo. Ah, caspita! Allora, per fortuna che c'è la pubblicità, perché sono andato contro il muro. Ringraziamo la nostra di grazia pubblicità. Come orca. Ok, ci sono, grandissimo. No, stavo dicendo, ringraziamo di grazia la grandissima pubblicità che ci fa guadagnare 4 spicci. Allora, io ho pensato di fare una cosa fighissima agli abbonati al mio canale. La prossima livrea che mi farà l'amico Sharder, dedicherò il... ci sarà special thanks a tutti gli abbonati sulla livrea della mia macchina. Questa è una cosa fichissima. Ciao Sharder! Stavo dicendo quella della livrea, amico mio. Sharder, ho farmato tantissimo, amico mio. È una cosa interessante, è una cosa carina. Vediamola da fuori, perché da dentro, ragazzi, stava andando bene, eh? Vediamo se da fuori è la stessa cosa o si fa un po' fatica a percepire la grandezza della macchina. Stavo provando questa ibrida Sharder, perché sinceramente mi sembrava davvero una cosa particolare che faceva schifo. Allora lo provo su un circuito che sappiamo e devo dirti la verità, non è niente male. Ci può andare forte, eh? Eh sì, questo è uno dei nostri circuiti preferiti, Fra. Questo qui è Trial Mountain, no? Mi sembra. Ci abbiamo giocato così tanto che ormai è diventato il nostro circuito preferito, non solo il mio. A me piace anche molto Monza e mi piace anche Red Bull Ring, mi piace Interlagos. Mi piacciono un po' meno quelli... quello che abbiamo fatto oggi mi è piaciuto. Quelli piccoli americani, che c'hanno la pista piccola, o quell'altro che c'è tutto il pezzo in discesa, quello lo odio. Ciao amici, amici e amiche di Twitch. Benvenuti ragazzi e ragazze. Si va forte, Interlagos è quello del Brasile, bravo, quello mi piace. A Interlagos ci sono andato anche fisicamente, quando sono andato a casa di mia suocera, io e mio cognato siamo andati al Maracanã, che è una cosa, ragazzi, incredibile, un'emozione incredibile con tutta quella gente.
E però vabbè, era suonato ad agosto, quindi erano partitelle del cavolo, non era Flamengo, Botafogo, tutte le squadre fighe. E quindi era. Ma già era una cosa pazzesca. In più sono andato anche a Interlagos, abbiamo fatto un bel giro del Brasile e alla capitale. Oltre la spiaggia più figa del mondo, che è quella di Rio de Janeiro, che è quella che si vede con Infinity Film, con quel Madonna ragazzi, Charder! Incredibile, tutto in quinta lo fate, hai visto? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi! A pieno Charder! A pieno! È una bestia sta macchina! Per fortuna avevo detto che era un cesso, eh! Vedete che non si... Questa l'ha fatta male, eh? Secondo me se la faccio un po' meglio posso scendere ancora. Tanta roba, Charder! Marco! Sì. Adesso poi vado a fare la gara, perché volevo provare se era veramente una macchina pessima come credevo oggi, ma ho scelto anche un circuito un po'. Ah, la Honda, la NSX, anche a me non correva tantissimo, sai amico? Guarda questa come fa, come la fa in quinta. Non è che c'è tanti assetti in giro, infatti per quello che volevo fare i video io, perché non è che se ne trovano tantissimi, però sai che appena trovo assetti io li posto sul gruppo, e faccio i video per i nostri amici. Grande Frac, dai, torna amico mio, rimani in live. Guarda qui, Madonna! Charder, si fa in quinta senza frenare. Oh, una volta che l'ho presa bene, oh. Ah, caspita, allora ciao. Ciao Frank, ciao amico mio. Vabbè, ma fai vedere la live anche ai tuoi nonni. I tuoi nonni saranno strafighissimi, no? Ti fai vedere la live delle gare e vedrai che tuo nonno si mette lì. Dai, vinci Marco Dram Games. Anzi, gli fai l'account anche loro e fai due belle iscrizioni al canale di Marco Drums, e visto che sono i nonni sono i più ricchi, e fai fare anche due belli abbonamenti, dai Frac, approfitta che arrivano i nonni. Nonno, fai un bel abbonamento a Marco Drums Games. Grande Frac, grazie di essere passato, ciao amico mio, ci vediamo domani sera allora, dai, se non arrivi dopo, se invece ce la fai a fare un saluto prima delle 11, dai, bravo, ciao amico mio, buona serata, e saluta i tuoi nonni, Ciao, buonanotte amico. Sempre più veloce? Sempre più veloce? Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, ragazzi, grazie. Dai, apri. Sempre meglio Charder. Charder, vuoi provare a fare una gara io e te con la NSX? Vediamo un attimo se riusciamo a tenerla in strada. Madonna che bestia sta ibrida!
Ok, va bene, Charger, grande. Sempre più veloce Drums. Raddrizzare il prima possibile. Ciao Nick! Grandissimo! Sto provando sta macchina, Nick, che era quella che ho detto oggi che faceva schifo, che ho comprato a 1.000.000, eh. Però devo assolutamente ricredermi e affermare che ho detto una stronzata oggi. Avevo solo scelto la pista sbagliata, che non conoscevo, quindi chiaramente sai che quando non conosci una pista non è che ci vai poi chissà quanto, eh. E allora stavo provando questo bolide ed è una cosa pazzesca, però ti dico, da dentro è veramente difficile guidarla perché non ha molta visuale, eh. Proviamo, dai, proviamo a fare un giro da dentro. Buonasera a tutti, comunque amici miei di Twitch, buona domenica sera. Qui faccio un po' fatica a vedere il limite, sai? Si riesce anche a guidare bene da dentro, raga, eh? Ai, 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 ai. Non avevo mai commesso questo errore da fuori, eh. Non male, devo dire. Niente, niente male. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, Marco Drums Games. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, eh. Grandissimi, grandissimi. Ho provato a fare... Bella. Ve la voglio far vedere, raga. È ibrida, eh. Questa è ibrida, amici miei. Ok. Io vorrei provare invece un'altra macchina. Allora, questa l'abbiamo comprata ho pagato 1.200.000, ragazzi, e già partiamo che non sta in strada. Orca ragazzi, questa l'avevo già provata. No, no. Oh mio Dio, ragazzi. Abituato a quell'altra. Una cosa incredibile questa qui. No, non era questa che ho comprato oggi.
Aspettate, vediamo un attimo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Forse è quella lì, forse è quella da 1.200.000. Forse ragazzi è proprio quella lì, eh. Io non vedo quella da 1.200.000 della Ford. Eccola qua. Ah, ok. Non è male, eh? È una GR3, eh? Urca, l'ho presa un po' come ho preso come la prendevo con la Toyota ibrida, ma no, qui è tutt'altro prendere ragazzi, quello è il discorso che vi facevo della diversità proprio tra una macchina e l'altra del gioco, che hanno cambiato proprio la fisica come nella realtà. Se io prendo un appunto e prendo questa Ford, non è possibile che vada uguale, no? No, scusami Ford, scusami. Ciao DSC, grandissimo! Ciao amico mio, buona serata, buona domenica sera. Allora, prima ho provato una Toyota fighissima DSC, che è ibrida di quelle lì da gara, eh. Adesso stavo provando sta macchina perché oggi l'ho comprata e alla fine della fiera non l'ho poi più provata, eh. Però abituato alla Toyota che si frena all'ultimo, devo riabituarmi a questa macchina, perché questa non può fare come quell'altra. Ma diciamo che tra le GR3, quella che secondo me per il mio gusto personale mi trovo meglio è la Subaru, la BRZ. Assolutamente sì, DSC. Vai sul mio canale YouTube. Forse posso metterti il link. No, caspita. Allora, se vai sul mio canale YouTube, c'è tra nel scorri nella lista oppure vai dentro nella playlist. E c'è l'ultimo che era quello dopo il come si dice, dopo l'aggiornamento, eh? Perché ce n'è uno da 2000 e passa visualizzazioni che è quello vecchio. E dopo c'è quell'altro che ho fatto nuovo, che se riesco ti passo il link direttamente da qua, ma non so se riesco a passartelo. Assolutamente sì, amico mio, perché io oggi quando poi ho chiuso la live ho farmato per avere soldi per comprare le macchine. Ovviamente si può fare anche normalmente, ma se volete farlo più velocemente, che poi non è un trucchetto perché bisogna comunque correre, quindi non è che sia qualcosa di strano, però c'è una macchina che va nettamente il doppio delle altre, quindi si fa meno fatica a fare soldi, eh. Allora, devi vedere il mio video. Aspetta. Vediamo se riesco a beccarti. Vediamo se riesco a beccartelo subito, eh. E riesco a linkarlo, perché non so ragazzi se riesco a linkarli di qua, eh.
più che altro è questo, non so se ci riescono a passare il link. Ok, eccolo qua. Dai, stai calmo. Ok, questo è il link del mio video. Guarda e io spiego bene come settare le marce, e devi farlo in quel modo lì. Se no non ti butta giù i pipì giusti per entrare. E non diffidare da chi dice che non funziona, perché ho appena fatto fino a mezz'ora fa, quindi... Ma ragazzi, voi come vedete la mia live? Si vede bene o si vede male? Perché io non ho capito questa cosa che mi si vede male ogni tanto. Tanto è questo il giro buono. Tiene, eh? Non tiene, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Buona domenica sera, siamo con la Ford GT da 1.200.000. Sto cercando di provare a fare un tempo con questa macchina, ma dopo la Toyota ibrida faccio un po' fatica a tenerla in strada, sinceramente. Devo frenare anche un po' dopo, sinceramente. Ok, diciamo che meglio dell'1.40 è un po' difficile farlo qua, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Guardate che bella la Ford GT GR3 da 1.200.000, raga. Si fa un po' fatica a tenerla in strada, sinceramente, Bella, bella, bella. Un bel girettino, eh. Bei cavalli americani. Da scaricarli per terra. Sono tanta roba, eh. Oh, non te lo ricordare. Oh, un bel drift. Ah no, questa era quella di prima, però non era questo. Era il giro di prima. Vabbè, comunque è sempre bello lo stesso. Quanti giri ho fatto? 4 forse. Questo era quello buono. Vabbè, dai, andiamo a comprare una macchina.
andiamo a comprare una bella macchina, ragazzi, sceglietela voi. Su dove andiamo? Dove andiamo? Dai, ragazzi, scegliete una macchina da comprare. Cosa compriamo? Con 8 milioni. Allora, se non siete... Ciao Monster, amico mio, ho appena provato, sai, la Toyota, bellissima Monster, bellissima, quella che dicevo che oggi era un cesso, ma tutto bene, ho mangiato, tutto a posto, Carla è andata a camminare, dovevo andare anch'io, ma facevano tardi, quindi poi facevo tardi per la live, allora stasera non sono andato, e sto comprando macchine. Volevo sapere da voi che tipologia di macchine vi piace, che andiamo a comprare qualcosa. Allora, questa è bellissima, Monster, scioppone. cacchio, va 8 milioni e 8, cacchio. Ho fatto la pista con la tua moca manetta per poter comprare stasera. Ragazzi, io lavoro per voi, io lavoro per voi. Guarda, questa qui è bellissima. Pensavo che era una schifezza, ma bisogna... Ciao Roby, ciao Roberta, grandissima, tra un po' arriva Carla, grandissima. Ciao, benvenuta, buona domenica. Non ho bevuto ancora birra, quindi sto andando forte. Grande Shard, è bellissima, raga. Questa bisogna che farmate, la compriamo, eh. Questa secondo me... Allora, questa è molto meglio di questa. Secondo me. Anche se... Questa qui dovrebbe essere il modello dopo, grazie mille, bravissimo, niente birra. Brava, bravissimo, niente birra, solo acqua frizzantella. Acqua frizzantella, così si riesce a correre meglio. Però ragazzi, questa ce l'ho, forse... la Vision è bellissima, l'ho comprata, eh. Ha una carrozzeria... Mamma mia, eh. Porca loca, ragazzi, che macchina. La GR1 dell'Audi. Andiamo a vedere l'amico Monster. Roby, qualche macchinetta che vuoi? Grande Roby che saluta Shard. Dopo tra un po' arriva la Carla, eh. Allora, vuole l'Audi, mi sembra, eh. Ma l'Audi, se non sbaglio, le ho comprate tutte. Non vorrei dire una stronzpidaggine. Allora, vediamo. La TT l'ho comprata, la T l'ho comprata. La RS l'ho comprata. Questa TT non l'ho comprata? Acquistiamola subito, ragazzi. Acquistiamola subito. Bella, 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 bel muso, ha un bel muso, sì, strano, non l'avevo ancora comprata, vabbè, non la vuoi usare? No, penso di non usarla mai. Allora, questa è carina, né? È vero, è proprio carina, è proprio una macchina carina, questa ce l'ho e va forte. Oh, allora, la VGT ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Ragazzi, compriamo anche questa. Di che colore la scegliamo? C'è solo quello. Vediamo un attimo se mi fa vedere quando vado a portare i figli a scuola. Sì, direi che ci sta, eh? Che arrivo con questa. Oh ragazzi, è arrivato Marco a portare il figlio. Andiamo a comprarla, andiamo subito a provarla. Dai, andiamo a provare la Trial Mountain. Ecco. Ti ho comprato un Audi, amico mio. Va bene? Sei contento? Roby, ti immagini? Vado a fare la spesa, a parte che ti fa fuori tipo 15 euro di benzina, però sarebbe figo. Oh, grande Monster, voglio vedervi felici. Dopo scegli una macchina tu, amica mia, Roby, una macchinetta che vuoi vedere. Allora, io la farei a prova tempo, vi spiego anche perché di sì. Lì affacciati al finestrino, amore mio. Ci sta. Monster, anche la GR1 non comprarla se non vuoi solo guardarla. Guarda anche la GR1. Ma le ho comprate tutte. Non hai visto che le ho comprate tutte? Ce l'ho già la GR1. Dell'Audi dici? Ce l'ho. Vediamo da dentro. Beh, da fuori è bella, eh. Beh, ci sta. Questa dovrebbe essere un po' come la Honda NSX che abbiamo comprato oggi io e Sharder. Comunque il motorino Audi è figo, ma dovrebbe essere motore
Lamborghini con lo Audi, ragazzi? O non c'entra niente? Comunque il reparto corse, Lambo e Audi fanno le cose separatamente? Voi lo sapete? Ciao amici di Twitch, benvenuti e benvenuti ragazzi e ragazze. Il bello è che ogni macchina ha la tenuta di strada sua, il comportamento. Ciao amici e amiche di Twitch, cacchio, è andata un po' di traverso. Come Skoda questa Audi, è posteriore l'Audi, non dovrebbe essere 4x4? Ma forse questa no. Non frena nulla. Beh, a parte che ho frenato io male. Voglio vedere un bel giro fatto bene. Questo non era fatto bene. Allora, ho visto che su certe macchine è impossibile guidare da dentro, perché si fa veramente fatica a vedere i limiti della pista, e allora uso la visuale dal cofano, perché quella da dentro, da completamente senza nulla, non mi piace neanche un po'. Non mi dà la sensazione della grandezza dell'auto. Se volete vedere delle gare incredibili, ragazzi, andate a vedere oggi, la live di oggi è registrata, perché abbiamo fatto tre gare incredibili, io, Sharder, Monster e il mitico Dottor Master, online, bellissime, proprio avvincenti, di 16 giri col consumo carburante, belle belle belle, proprio delle belle gare, ragazzi. Oh, questa macchina, facciamo un giretto con la BMW, assolutamente sì, amica mia, va bene, subito dopo te la faccio, dai, dai, facciamo qualche giretto con la BMW, grande Robby, hai ragione, te l'avevo promesso. Sai Robby, stavo pensando a una cosa fighissima, sulla prossima livrea che mi ha fatto Sharder, che mi farà Sharder, sulla, a sto punto mi sembra che abbiamo deciso di farla sulla macchina, la NSX di oggi, oppure vediamo un attimo, non mi ricordo neanche più, perché gli ho detto al mitico Sharder di farmi tante di quelle livree, poverino, che ci siamo anche persi forse, un po' troppe livree. Che stavo pensando di fare un omaggio a tutti i miei amici di Twitch che mi fanno l'abbonamento, a tutti gli abbonati scriverò il nome, il proprio nome sulla mia macchina. Farò un special thanks abbonati e li scriverò sulla mia macchina. Ciao Lucas! Pensa che idea che ho avuto, amico mio Lucas! Chi si abbona al canale di Marco Drums avrà la livrea scritta, quindi ci sarà indelebile il suo nome per anni e anni e anni nel gioco, eh? Che figata, ragazzi! Cosa ne pensate? Una buona idea? La prossima livrea la faremo così, dedicata agli abbonati. Grande Luca, sto provando un Audi, visto che a te piace la Volkswagen, comunque Volkswagen e Audi dovrebbe essere lo stesso gruppo, se non sono cambiate le cose negli ultimi tempi che io non ho saputo. Ma i motori di solito seguo. Ok, questo è buono, vediamo quanto gira sta macchina. Beh, direi non male, raga, andiamo a provare la BMW della mitica Roberta. Aspettate un attimo che vedo un pelino di replay, però, perché è doveroso.
Bella, però. Bella quest'Audi. Ci sta. Skoda un pelino, eh. Credevo che era un po' più come la Peugeot. Invece no. Però ha più motore, credo. Yeah, Roby. Ok. Ciao amici. Ok, andiamo a provare la BMW della mitica Roby. Non Google, sto parlando con te. Allora, vediamo un attimo, poi andiamo a farla nella garetta, eh. Allora, vediamo un attimo, Roby, perché sinceramente ho comprato una centinaio di macchine. Dovrebbe essere questa, se non sbaglio, vero? Era quella azzurra. Che c'è anche la R di Roby, sì. Allora, le velocità qua sono diverse, eh? Perché chiaramente è una macchina più da far la spesa, questa qua. Però, raga, mia troppo, eh? C'è i roll bar interni, quindi... È molto bella, eh? Molto bella la scelta la nostra amica Roberta. E lei, eh? È vero, Roby, visto che mi sono ricordato? Per le cose importanti mi ricordo, eh? La tua macchinetta. Ah, grazie, grazie Roby. Sto aspettando Carla. Quando vanno a camminare non finiscono più. L'altro giorno ho fatto 10 chilometri. Però non si guida male, ti devo dire la verità, Roberta, perché effettivamente... Sì, infatti... Oh, ma Olli va... Ma sai cosa vuol dire? Che va lì alla porta e chiama Carla, chiama mia moglie e dice dai andiamo, andiamo. Prende subito quando gli mette il guinzaglino, sta lì ferma, lì tutta quel codino che va. Gli piace proprio lì camminare, correre. Poi non fa casino, eh. Non fa casino, tranquilla, fa la superiore. Chiaramente il tempo è più alto degli altri perché ha un altro motore, ha un'altra, proprio l'altra carrozzeria. Ah, eh sì, è vero, poverina, ti ricordi? Ehi, ci siete? Amici? Amici? Mi vedete? Ci siete? Amici? Oh, ragazzi! È successa una cosa molto strana.
Mi ha buttato fuori. Ah, ok, ti vediamo, perfetto, perfetto. Ragazzi, mi ha buttato fuori e mi ha detto che c'era un altro dispositivo che stava streamando dal mio canale. Cacchio, sono passato. Allora, Tim c'era mio cugino davanti di DSC e fa veramente schifo, sta cercando un'altra compagnia. Io da Fastweb, che andava abbastanza bene, sono passato Sky Wi-Fi da 3 mesi e ogni tanto fa ste cacate. La mia vicina qua di fianco ha Vodafone e dice che a volte non ha proprio la linea. È proprio siamo troppo distanti dal centralino. Qua Varese va di brutto. Qua Varese è la migliore. Non lo so, Roby, dipende dalla zona. Infatti ho fatto Sky Wi-Fi perché appunto me lo diceva un sacco di persone che andava bene se arriva la fibra. Il problema sai che cos'è? È che non è fibra, è misto rame. Le reti sono TIM e dalle nostre parti sono della. Aspetta che te lo dico se mi viene in mente. Chi mette giù la fibra e i cavi qua? È la. Orca miseria, non mi ricordo. Ci lavora mio cugino. Allora, le reti sono tutte tra parentesi Telecom, poi sono Penfiber. Ah, tu hai Penfiber, ma dipende tanto da dove c'è il centralino, ragazzi. Open Fiber, ok. Ah sì, Open Fiber. Dipende tanto da dove c'è il centralino, amici miei, perché io nell'altra mia casa a Brunello avevo il centralino in fondo in valle, erano tipo 3-4 km di cavi, era un disastro, là è sempre stato un disastro. Invece nell'altra mia casa qui siamo un po' più vicini al centralino, ma si parla sempre di 1 km in linea d'aria, eh? Non ce l'abbiamo vicino. E tutte fanno schifo, ti dico la verità, infatti anche mio cugino che è streamer ha un sacco di problemi e a volte preferisce fare i filmati registrati e postarli piuttosto che fare le live. Però dobbiamo anche contare una cosa, che io qui ho mio figlio Vittorio che è collegato, che sta giocando con la sua PlayStation 4 Pro, che si guarda comunque le cose su YouTube, c'è mia mamma che guarda Netflix, c'è mia moglie che adesso vabbè non c'è, però normalmente si attacca anche lei al cellulare, e c'è invece Leonardo che gioca con la Xbox Series X. E anche lui si attacca al cellulare, quindi in teoria siamo belli pieni. La cosa. Sì, Roby. Vittorio ha 18 anni adesso, li compie al 6-6 e Leonardo ne ha 11. Vittorio non si è mai visto perché lui è giù con i suoi amici, ormai 18 anni non. Viene su per mangiare, non lo vediamo mai. No, c'è anche Vittorio, 18 anni, sta facendo il quarto di chimica. E poi tra l'altro stanno studiando di brutto. Grazie, grazie Roby. E quindi capisci che la mia linea, a parte proprio fare schifo, ma è piena. Infatti stavo pensando quasi quasi di aprire un'altra linea, capite ragazzi? Cioè una linea solo dedicata modem che va direttamente con l'Ethernet sulla PlayStation e io che streamo, proprio dedicata. Perché sinceramente chiudere una live, partirne un'altra mi scoccia tantissimo. Già si fa fatica a crescere, come vedete che voi mi seguite da tanto tempo, ragazzi, amici. Se in più le live vanno a quel paese per la disconnessione o per problemi del genere, fa veramente arrabbiare. Anche perché poi mi disconcentro io, perché se stavo facendo magari una bella gara o qualcosa, devo fermarmi e. Anche perché poi ultimamente qualcuno mi stava anche dicendo che. Esatto, una roba del genere. Stavo pensando a fare una roba del genere. C'è anche Wind che mi ha proposto. E tanto sono tutte uguali. Mi dà la linea, mi dà 3 SIM cellulare incluse nel prezzo, senza prezzo, tutte queste cacate qua, sai che fanno tutte queste robe, basta accaparrarsi un cliente. Quindi adesso vediamo un attimo. Io punto su qualcuna che abbia la fibra qua nella mia zona, ma qua non ce la tirano proprio, non c'è fisicamente, quindi c'è poco da fare la fibra. E vabbè, insomma, dai. Comunque
comunque si dovrebbe chiamare la Sirti DSC, la Sirti mette giù le linee da noi. Non so se è una compagnia che fa tutta Italia o fa il nord o fa Lombardia, sinceramente non saprei dirtelo, però le linee sono della Sirti. Ah, te l'hanno messa? Oh, amore mio! C'è anche Roberta, com'è andata? Ciao, Roby! Tutto bene. Tutto bene, amore mio. Adesso arrivo, ne? Fatti. Guarda che sto correndo con la macchina della Roby. Dai che ti vogliono vedere, amore mio. Tra un'ora smettiamo, Guarda. Vedi? Ciao Carla. Ciao Roby! Quanti chilometri avete fatto? Oggi? Olli, amore mio, vieni tata. DSC, ciao Mick Charder. Anche DSC, amore. Ciao DSC, adesso arrivo, Devo idratarmi. Potresti portare la birretta? Sì, camminato con birretta. Io non ho camminato. Camminato con birretta. Ora vi farei vedere Olli, amici miei. È sdraiata. Fai la foto. Non so se si può, se si riesce a vedere, ma... No, dico che si riesce a vedere su... Ragazzi, che bella Olli! Robby, devi vedere Olli! Poverina! Eccola qua! Vediamo se si vede in mezzo. Ah, devo andare lì? Sì. Si vedeva? Ah, si vedeva, raga. Ah, che forte. Mitica Olli. Vieni Olli. Olli. 7 km, bravissimi. Oggi siamo stati scarsi. Ah, dolce la roba. Olli, vieni amore, vieni sul divano. Olli. Olli. No, ragazzi, non viene sul divano perché va a cercare un po' il fresco. Ok. Bella, mi piace. Dai, compriamo una macchina, ragazzi, perché ho voglia di comprare qualcosa. Chiaramente mi lasciano sempre la porta aperta, che c'è una roba incredibile che mi viene in faccia. Che macchina compriamo, ragazzi? Andiamo ancora nelle giapponesi? Vediamo le Honda. Allora, questa ce l'abbiamo. La Civic ce l'abbiamo, la Type R ce l'abbiamo, è bellissima. Oh, NSX, di che colore la prendiamo, ragazzi? Allora vediamo un attimo, c'è bianca, bianco metallico, è bella questa Roby, rossa, un bordeaux, blu, brava Roby, bella blu, dai, blu. E andiamo a provarla subito. Raga, la Honda è la Honda, La Honda, guarda che... Allora, 2, 4, 6 fari, 6 stanghette di faro, bellissima. Certo che la voglio usare, amico mio. Ma chi mi crede? Ma il gioco crede che io compro le macchine e non le uso. Chat solo emoticon. Charder. Ma Charder, vuoi giocare un po'? Non ho capito... questa cosa. Allora proviamo un altro circuito, Goodwood, dai, facciamo, no, proviamo sul circuito, no, facciamo una gara, dai, una garetta, perché non abbiamo ancora visto garette oggi, abbiamo fatto poche garette, solo prove sul circuito, ma le garette sono interessanti, dai, con la macchinina blu della Roby, la Honda NSX del 2017, è bella anche dentro, raga, È bella anche dentro, Devo stare un po' attento perché sinceramente va via un po', Grazie Roby, dai, ci proviamo, ma...
è un po' tosterella a tenerla in strada, ti dico la verità. Probabilmente perché c'ha anche le sospensioni da fabbrica e le gomme da concessionario, eh? Questo circuito non me lo ricordo io sinceramente, vi dico la verità. Probabilmente non l'abbiamo neanche mai fatto, forse. Qui in live dico, eh. Sicuramente per le patenti o roba del genere me l'avrà fatto fare sicuramente qualche volta. Che sfrontata sta BMW M3. Sì, sì, questo l'ho fatto. Me lo ricordo che c'era quella S con le barriere, roba proprio incredibile, perché se uno sbaglia si ammazza, eh. Audi R8 davanti abbiamo. Oh! Ciao! Ciao Audi! Ciao! Però devo stare attento perché sennò andiamo per campi, eh. Grazie Roby! Viaggia sta macchinetta, eh. Però devo stare un po' attento perché la sento proprio che va via, eh. Urca. Sì, è bella, eh? È bella sta NXI. Oh, bravo Charles. Non è che si può andare troppo forte qui, perché... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Stiamo provando la NSX della mitica Roby, che ha scelto il colore, eh. Grande Roby, bella lì, ci iniziano già ad arrivare le zanzare, raga. Mi massacreranno le zanzare. C'ho proprio la carne quella buona, tipo grigliata. Vediamo un attimo il replay. Grande Roby, sì! È molto bella, eh. Grazie, grazie Roby, dovevi esserci oggi. Abbiamo fatto di quelle gare robe incredibili. Grande gol! Bella, eh? Ha scelto il colore della mitica Roby. Prima è andata via la linea. Non so, mi diceva che un altro account... Grande Carla col polipozzo. Sì.
Sì. Charter? Vai. Allora, Sharderino, fai la pista, fanne un'altra nuova e la proviamo, credo la proviamo con la Nissan, con la, scusami, con la Honda NSX. Ok, io ci guardo. E io vi guardo, sì, sì, ma lo sanno tutti, ci sono i correttori dei cellulari quando si scrive che correggono quello che vogliono loro. Allora, compriamo una macchina europea mentre aspettiamo che il mitico Sharder fa la lobby, perché non... Allora, ascoltatemi, finisco il menu e arrivo. Monster, sì. Ciao. Allora, stasera non stiamo tanto Monster, quindi quella viola ce l'abbiamo? No, quella la voglio. Quindi dai, entra Monster. Stasera alle 11 stacco, sono già le 10 e un quarto perché domani si va al lavoro, raga, e si comincia veramente... Ah, questa? Sì, questa ce l'ho. Mi manca questa e questa. Questa non è niente male. Ma non è comprata ancora? Eh? Cazzo, 1.000.000 l'una, mo. Caspiterina, è 1.000.000 l'una. Questa è da 1.000.000, sto aspettando un po'... Sì, questo assolutamente sì. Ecco, vedi, questa per dire, questa la compriamo, tanto costa poco. Che colore? Quello verde acido, no? Questo? Vabbè, questo lo compriamo per Carla perché gli piace a Carla il verde acido. E dopo lo facciamo insieme. Allora, vediamo questa. Oh, quanti colori! Oh, sto giallo è fantastico. Eh? Anche l'azzurro. Madonna, sta di B11. Ma anche sto blu, si vede che è proprio... Guarda sto verdino. Bello. Bello sto verdino. Sì, bello, sono tutti belli, diciamo. Non è che. Io sto aspettando te, Sharder. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, stiamo comprando un po' di macchine. Vabbè, compriamo questa 800.000 che è una GT1, Magari questa qua va bene. Bisogna provarla, amore mio. È una Jaguar, quindi probabilmente va bene, non è che va male. E poi questa da 3 milioni, questa, cosa mi manca? Mi manca solo questa da 1.000.000, vabbè, la compriamo. Siamo qua a fare pulciari. Dai, vai, la Vision. Oh, quante colori. Ah, questa è bella. Bella. Vedere la bianca? Beh, bella bianca anche. Ragazzi, cosa dite? No, sto blu è tappacchiano. No, nera no. Mi piace sto blu e rossa, Roby. Questo? Blu e rossa. Sì. Ci sta, amo? Dai, ci sta, brava Roby. 1.000.000! Grandissima amica, sì. Fa caldo, né amor? Ok, io questa che non, penso che non la userò mai, andiamo dall'amico Sharder. Ha fatto Sharder? Sharder sta girando da solo. Credo proprio di sì a sto punto. Grazie amica. Ci sono le zanzare, eh? Sì. Mi sa che mi devo chiudere dentro. Holly è mega sdraiata per terra che sta ronfando come non so che cosa. Grande Holly.
Allora, dei cali io penso per il video che voi vedete, ragazzi, ogni tanto saranno perché stiamo giocando online e ci sono i cellulari connessi. No, no, Racing Team. Sei tu Racing Team, Sharder? Perché non lo chiami Marco Dransky? Io non riesco mai a vedere chi la crea la lobby che c'è la mia. Aspetta, perché senza la trovata l'ha messo il Ha messo computer. Racing Team. Beh, aspettiamo. Sei tu Sharder, Racing Team? Ok, Se appoggio così dormo. dormi? No, sto qua. Sai che fa un sacco di video la gente che dorme? Io fai un po' meno che altri, io fai 5. Mostra nessuno, io dopo aver vinto alla lotteria. Oh, Tanto solo è un rimasto milione, visto giusto. che ci siamo, compriamo. Ah, è vero, è vero. Ah, Compriamo un milione. ma sì, compriamo un milione, tanto non lo usiamo mai col cesso. Quel rottame. Fortissimo. Riprovala. Racing Team. Oh, amico mio, così si fa. Bravo, amico mio. Chiamalo sempre Marco, perché non per altro, perché esatto, Roby. Perché è il nome di chi l'ha creata, è sotto la mia webcam, no? Non vedi che è Shader E Roy. non lo vedo, esatto. Hanno giocato Michele, fratello. Grandissimi ragazzi! Ok, perfetto. Allora, la macchina. Prendiamo la NSX di oggi però, eh. Vai, NSX, vieni, vieni, mostra. Ciao amici! Proviamo la NSX, ragazzi, eh. Facciamo, credo, tempo a farci una, massimo due garette, eh. Ecco, vediamo. Ciao Carla. Ah, com'è la corsetta? Oggi guarda perché non ce la fa, non ce la fa fisicamente a. Ci sono le zanzare, ragazzi. Ai 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 ai, ci sono le zanzare, mi stanno pungendo i piedi proprio. Bastasi di zanzare, proprio i piedi che devo frenare. Vabbè, se c'è una zanzara che mi prende i piedi, cioè, ma ammazzo sta zanzara. Eh sì, è vero, mica mi invento che c'è le zanzare. Bisogna chiudere tutto, dobbiamo chiuderci in casa, ragazzi. Eh no, chiudo finestre, accendi ventilatore. I condizionatori, ragazzi, non si potranno mai più usare, sappiatelo. Oh, Sharder, scusa, amico mio! Scusa, amico, hai frenato in mezza curva, però, eh. La mia discolpa. Questa zanzara mi vuol pungere in testa, ragazzi. Cazzarola, in faccia mi sta pungendo. Ce li ho i guanti. Eh sì. Dovrei prendere tante cose, amica mia. Qui ho bisogno di un sacco di abbonamenti. Amore, sai cosa ho pensato oggi? Chi fa gli abbonamenti al canale? No? Eh sì, è vero, Roby. Avrà sulla prossima livrea che fa Sharder il suo nome scritto sopra. Eh? Figo, eh? Amo? Bello, eh? È un premio per chi si abbona al canale, capito? Sì, aveva detto che. Ah, ecco perché mi era andato via un attimo. Il Sharderino che mi ha inculato. Ce l'ho, dov'è? Leo? Sì, dai, voglio farglielo vedere, scusami. Oh, scusami, Sharder, beh, ti ho dato una spinta, eh. È vero, Roby. Leo, mi porti il casco per piacere? Grazie. Lo metto per un minuto, Roby, solo per farti vedere, ma sinceramente uscirà più dalla sua testa. non è fattibile il casco con questo caldo. Cioè,
avevo fatto una gara intera una volta, ma faceva freddo. Dovrò andare per tutta la vita in giro col casco. Grazie Mourinho, facciamolo lì. E un secondo perché devo finire il giro. Almeno quello buono. Beh, da Kevin, grandissimo! Stiamo provando la NSX, Kevin, eh? Se va bene di brutto, la NSX la usiamo poi per fare le competizioni tra di noi, eh? L'ha comprata sia Sharder che Monster. Scusami Sharder, scusami Offretta. Caspita! Ce l'ho, arrivo, eh! Ciao Nello, grandissimo! Iscriviti al canale, amico mio! Stiamo correndo con i nostri amici online. Allora, sto provando questa NSX che l'abbiamo comprata oggi, amico Nello. Grande per esserti iscritto e collegato con noi, amico. Iscriviti al canale, amico mio, dai! Sei iscritto, amore? Ok, grande Kevin, bravissimo. Sai che invece io ho un altro... No, amore, cazzo. Google. Ah, vabbè. C'era Google, ragazzi, che entra dentro e mi fa lo stupido. Guarda, Robby, eh. Questo era il casco di mio figlio quando due anni fa faceva... Hai visto Robby? Adesso va così. No, non ce la faccio Robby, sto già morendo. Coi guanti DSC Robby. Non ce la faccio però. Oh, raga. Caschettino, guardate che bello. DSC, grandissimo. Mamma mia ragazzi, sto morendo. Ho rischiato di rimanere dentro nel casco, ragazzi, che poi dovevano usare la vaselina per tirarmi fuori la testa. grazie Robby. Ciao Nello di Varese, Lombardia. Tu di dove sei, amico mio? Quello di scusa, che è? Varese, Lombardia. Tu di dove sei, Nello? Grandissimo. Ravenna, bella lì Ravenna, grande. Noi andiamo spesso al mare a cosa? Dov'è che andiamo noi, mo? Rimini. Bella Ravenna, grandissimo. C'ho anche un sacco di amici di quei posti lì dove sei tu, eh? Di Reggio e... Costantino, tanti altri, tanti amici che giochiamo anche insieme. Max Fiera Emilia, Biuzza, Save Gaetano, tutta una ciurma di amici delle tue parti, amico mio. Mi raccomando, iscriviti al canale, è grandissimo! Poi se vuoi giocare con noi non c'è problema, possiamo fare anche le gare insieme, amico. E così diventi parte della nostra community. Sei da PS4. Cazzarola, non so se possiamo giocare PS4 o PS5, amico, sai? Vabbè, dai, vieni a vedere le nostre live. Se hai bisogno di qualche cosa, basta chiedere. Se vuoi vedere qualche consiglio, dritta, ti provo qualche macchina prima di comprarla. Se hai bisogno il modo per fare soldi, c'è tutto sul mio canale YouTube, Marco Drums Games, anche su Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Discord, WeChat. Sono dappertutto, eh? Marco Drums Games. La nostra chat è fighissima, amico mio. C'è la Robby, c'è la Lord, c'è la Julie, c'è Carla, c'è Kevin, DSC, Frack, Monster, Dottor... Madonna, la mia mente sta andando in pappa, ragazzi. Oh, una volta non mi ricordavo tutte queste cose, quindi mi sta facendo bene giocare con voi, sinceramente. Sì, tanti super fighissimi, ma tantissimi che...
caspita, non me li ricordo neanche tutti chi siamo, eh? Super fighissimi però, tutti super fighissimi. Allora, si può prendere a fuoco, raga, eh? Si taglia un attimino. Beh, è vero, Robby, la Roberta l'ho nominata, eh? Non ho fatto lo sbaglio di nomi. Mi sembra che in curva. Caspita, amico mio, bisogna. Mi devo ancora prendere. Jack, grandissimo! Beh, c'è anche Jack. Bella lì, ragazzi. Allora, devo ancora prenderci la mano. Bella lì. La macchina l'abbiamo comprata oggi. Non è la nostra pista preferita. Almeno la mia. Questa è cosa? È Spa-Francorchamps. Non so neanche se poi ho le gomme dure o le gomme morbide, tra l'altro, eh. Dovrei avere gomme morbide, però. No, devo andare a vedere da fuori. Tranne l'ultima, sì. L'ultima la sto facendo giusto in questi giorni. Una sola, quella l'ultima, quella impossibile con. Beh, impossibile non c'è niente, bisogna solo imparare a usare le macchine. Ho quasi il platino, mi manca solo di comprare le macchine, fare la patente e. Ma c'è scritto? Eh sì, lo so. E come patenti le ho fatte tutte a oro, manca solo quella, poi ho fatto un sacco di circuiti, esperienze circuiti, ho fatto il trofeo, quindi ho fatto le 6, 8, 10, adesso non mi ricordo quante sono, le altre poi pian pianino le faccio perché ogni live, come se poi, e mi accendi la luce? Ogni live, no, Vito? Ogni live, se verrai a vedermi, che ti piacciono le nostre live e il nostro clan, la nostra chat, vedrai che io faccio, compro macchine, provo se qualcuno ha una necessità di comprare una macchina prima di comprarla, gliela compro io, la proviamo, vediamo un attimo com'è, poi chiaramente ogni persona che compra una macchina quella macchina la devi guidare tu, non è che la devi guidare io, però già magari capiscono da come si comporta, se è una macchina che vale la pena spenderci dei soldi oppure no. In più facciamo le gare online, in più facciamo le patenti, in più facciamo un po' di tutto, e allora le cose le faccio pian pianino, diciamo, non ho fretta di correre per far tutto subito, e facciamo tutto online, quindi tutto in live. No, le ore non le ho ancora fatte. Stiamo iniziando adesso a fare 16 giri con gli amici online, che sono i ragazzi che si iscrivono al mio canale, che giochiamo insieme. Con le. Sì, no, ho fatto un'ora, una da un'ora, non mi ricordo più qual è. Una l'ho fatta. E le altre poi pian pianino adesso, una alla volta. A livello di macchine penso che me ne mancano un centinaio, le ho comprate tutte. E adesso stiamo correndo col mitico Monster e il mitico Sharder a Spa. Monster va forte, ragazzi. Quanto faccio io? 2,6. Orca loca! No, qua no. Ma Sharder, scusami, questa la facciamo, ne facciamo solo una a 16 giri con la benzina? Fammi capire, come l'hai impostata la gara, amico mio? Che poi non sappiamo neanche quanto consuma sta macchina, perché non l'abbiamo provata. No? E allora non l'ha messo.
No, non sono attaccato. Dopo, comunque, quando chiacchiero con voi, chiaramente i giri sono un po' più scarsi perché devo anche parlare, leggere quello che voi scrivete. Quando... nove giri senza benzina, ok, va bene. No, 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 ho fatto solo una anello, ma non mi ricordo qual è. Non mi ricordo che era Spa, sinceramente. Sì, sì, aspetta che finisco e avvia pure. Tanto non era un giro incredibile. Vai Charder, via, via, via. Diciamo che io faccio 2.6 qua con questa macchina. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Buona gara a tutti, ragazzi. Il più pulita possibile, eh. Dai, facciamoci sti nove giri. 9 gires, mio amor. Si vola, buona gara. Non so cosa è successo, raga. Probabilmente mi ha toccato dentro qualcuno. Porca loca! Che botta, amici! Sì. Ah, Charderino, scusa! L'online di questo gioco non è ancora a posto, comunque, raga, eh. È un po' farlocco. Lo so, Roby. L'inizio gara è sempre un po' traumatico, sinceramente. Certo, certo, Roby. Dai, io non mollo mai, eh. Siamo? Davvero? Questa pista è tanta roba, raga, eh. C'è anche su tutti i Formula 1. Tra l'altro io ho comprato già il Formula 1 2022, vi aspetto
col Formula 1 2022. In settimana faremo Warzone, spero con Mitico Morris, e andiamo a fare anche con Michele e sì, e faremo anche il Formula 1, credo, eh. Tanto c'è la Zanzara che stasera ha fatto un banchetto con me, raga. Mi appunto dappertutto. Mi senti? Ciao amici e amiche di Twitch. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. E se volete giocare con me, si può anche fare. Iscrivetevi al canale e poi ci mettiamo d'accordo. E se volete comparire sulla livrea di Marco Drums Games Channel, fate un bel abbonamento e tutti gli abbonati verrà dedicato un posticino nella livrea di Marco Drums. Sto anche creando Marco Drums Games Racing Team per competere seriamente, ognuna con la sua bella livrea. Una macchina normale che stiamo provando a vedere se funziona, se ci piace correre praticamente, poi gli faremo la livrea dopo Charger, quando avrà, eh sì. Qua è Spa, Franco Thomas, e ci corrono anche Formula 1. Ciao amici, amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Vedete l'online che non va bene perché fa cose strane, no? Vi fa vedere la macchina davanti che va tutta storta, destra-sinistra. Che c'è scritto? Eh sì, lo stiamo prendendo, raga. Sì, grazie amore. Grazie, mo.
Ciao ragazzi, siamo online e stiamo facendo un garone. Bella Monster! Vai Sharder, grande Sharder! No, dopo. Porca loca, farmi disconcentrare anche, non so io. Cosa hai detto? Leggi? Amo, dai. Spostati da qui. Sì, infatti, c'è di tutto adesso arriva, Roby. Cioè, non ho capito. Come dura raga sta gara? Monster è sempre attaccato, amici, eh? Grande Roby! Grande Roby! Bella gara, bella gara! Raga, che tensione! Caspita Monster, mi stai facendo vedere un attacco cardiaco, devi smetterla di starmi così attaccato. Thank you.
Bella Monster! Grandi ragazzi. Ah, Monster! Oh! 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 No! Monster, vieni! Vai, 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 vai! Go, 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 go! Eh sì. E non si riesce neanche a stare in scia perché vedete la macchina come la fa vedere? Grande Frac! Amico mio, una gara pazzesca, amico! Raga, ma che gara stiamo facendo? Dai, tutto zio! No, porca loca! Era la curva da provare lì, eh? Caspita! Caspita, Robby, Frac! Quasi tutta la gara in testa. La va, va. Ma com'è la va tutta storta? Perso la concentrazione. Eh sì, Robby. Le gare sono così. È vero, peccato, Fra. Sempre secondi, sempre sul podio andiamo, eh. Basta un pelo di perdita di concentrazione, ragazzi, e si fa un disastro, eh? Quella curva lì, ho frenato, non mi ha tenuto perché ero fuori traiettoria, quindi sono andato un po' dritto, ho tirato dritto Monster, che vabbè lui è andato dritto, e mi si è anche girata, però raga, dai, pochissimi secondi, eh. Brava, anche l'ultimo sarei sul podio. Bella, bella garetta, Monster. Oh, allora, tutti errori di... Non si vede... Non si vede più. No, ancora? Ancora? E non so se... Semplicemente finale fantastico. Sì, Monster. Scusa che ti ho dato una botterella in quella curva lì, ma ragazzo, ero al limite. No, non lo voglio io. Anzi, mi dà fastidio.
Che scatole oggi, sì, hai ragione, hai ragione. Oggi la linea non va bene, poi tra l'altro mi si è anche finita. Gara infuocata Monster, mamma mia, mi hai fatto sudare Monster, non parlo mai più. Mi hai fatto sudare. Oh ragazzi, che gara, grandissimo Sharder, grande che Sharder. No, me va bene una. Amico mio, è difficile, è difficile. Non sembrava neanche che mi avessi toccato. È vero, è vero, è vero. No, però ti ho toccato. Quindi scusami, però vabbè, all'inizio, la prima ti ho buttato fuori, ti ho aspettato. È giusto che sia così. Ma eravamo talmente al limite, Monster, che non. È proprio una. No, no, Monster, basta, basta, io non ce la faccio più. Tu sei giovane. Guardiamo il replay che è molto bello. Cazzo, il replay, Monster! Replay Sharder, totale. salvatelo! Salvatelo, salvatelo! No, amo! Perché non me l'hai detto Dobbiamo prima? vederlo perché tanto dobbiamo spegnere, si vede con Ragazzi, Monster, non il replay. uscire, non uscire! Salva replay! Sharder, non finire la partita! Speriamo che l'abbia fatta! Cazzo, questa era Verissimo. bella! No, sono usciti! Ma è terminato. Ah, sarò. Allora, noi alla fine di, nostra, di ogni chat c'è il replay. Ma qui no, perché è Verissimo. online! Ah, ok. Quindi non si può fare. Allora, perdonatemi, andiamo Ragazzi, prendiamo l'ultima macchina e andiamo via. Ma l'ultima macchina proprio la prendiamo, facciamo un giro de merda e scusate, un giro Facciamo così. scegliere da Monster. Sì, no, beh, assolutamente. Però questa era fatta veramente tosta, eh. Dai, Robby ha scelto due macchine. Carla, una Monster, dimmi una macchina, la compro, la provo, vado a letto. Veramente di farne un'altra non ce la faccio più, Monster, davvero. Però comprare una macchinetta. Oh, costa da 24, perché non l'abbiamo comprata? Se è così fantastica, è impossibile. Infatti, anch'io ho questo preso. Vabbè, compriamo la rossa, che tanto la Mazda rossa. Così figa, davvero. Beh, c'è nella live, dai, c'è nella live. Quindi proprio persa, persa, non l'abbiamo persa completamente. Però Verissimo, effettivamente sì, infatti. dobbiamo sempre ricordarci. Allora, ragazzi, voi dovete capire che io non mi ricordo niente. Quindi, quando finiamo e la gara è figa. Ok, Monster, ricordati sempre tu di dire, fermi tutti che devo salvare la gara, ok? Almeno una la. Sorpassi, sorpassi, bellissima è stata. Sì, infatti, qualcosa di incredibile. Vado, notte, amici e amiche. Ciao, Sharder, grazie di tutto, eh. Bella Sharder, buonanotte. live. Io mi dimentico sempre, amico mio, di fare party. Ma tu ricordamelo, Sharder. Se vuoi entrare e parlare con noi, ricordamelo, capito? Caspita, che io non è che lo faccio apposta, è che non mi ricordo, raga. Buonanotte, buonanotte a tutti, amici e amiche. Salviamo la live e la riguardo. Vai bene, va bene. Dillo anche ai tuoi amici, perché questa è stata veramente epica. Le altre, sai, magari uno va a parte. Ciao, ciao, Frac, buonanotte. Magari, sai, uno parte, va e la finisce, no? E la finisce tutta. Vabbè, non è che ci sia chissà quanta bagarre. Dai, fai Frac, Monster, fate pubblicità, così vengono a vederla anche dopo questa mega live di stasera, che è stata veramente fighissima. Allora, ragazzi, io vi aspetto domani sera, che compriamo questa RX Vision, ok? E vabbè, questa da 350 la compriamo anche adesso. Oggi con queste tre gare mi sono andate male, è meglio che non stavo nei party. Ah, ok, amico mio. Se no partivano i bestemmioni. Va bene, no, no, ci sta, ci sta. Beh, ma non è che può sempre andare bene. Anch'io, sinceramente, quando perdo non me ne frega niente, perché tanto stiamo giocando tra amici, no? Però chiaramente. Puoi comprare una macchina. Dimmi tutto, Monster. Fai veloce che stiamo spegnendo. Dimmi che macchina vuoi. Le ho comprate 7 o 8 nel frattempo. Una Pagani. La Pagani le ho comprate tutte. Sì. Allora, domani sera, adesso te la faccio vedere, però comunque domani sera compriamo questa RX Vision e questa qua, Robby. eh. Notte, Roby, notte, 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 bacione, bacione. Ti faccio vedere solo la Pagani e chiudiamo, ragazzi, eh. Eccola qua. Grandi, bella serata insieme, è stata bellissima, eccola qua. La Zonda e la Huayra, ok? Quindi se domani sera vuoi. Ciao, buonanotte, buonanotte, Roby, notte, 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 nottina. Davvero, davvero, anch'io vado perché sono veramente distrutto. Se Monster domani vuoi vedere una delle due in azione, basta che me lo dici perché le ho comprate. Ok? Dai ragazzi, allora io vi saluto da Carla e Marco, un abbraccio, un saluto e un grazie.
Ci vediamo domani, notte a tutta la community bellissima, notte a Robby, notte a Monster, notte a Sharder, notte a tutti, notte a Nick, oh grande, vedi, tornano per salutare, grande Nick, sei un grande, notte Monster, Nick, poi vai a vedere la gara che abbiamo fatto stasera, che è stata una cosa stupenda, fantastica, incredibile. E da Marco Drums Games, passami il casco, dai, ti saluto col casco. Da Marco Drums Games, Racing, che pure mi sono divertito, però c'è sempre un po' di... sì, amico mio. Da Marco Drums Games, Racing Team, è tutto. Buonanotte, amici miei. Ci vediamo domani. Notte, amici. Buonanotte. Ciao! Ciao Nick, ciao a tutti!